cosa pensa un bagnino in quel momento? Allora, le sensazioni sono, diciamo, forti, perché comunque pensi che è in gioco la vita di una persona, che hai una responsabilità addosso, anche molto forte. Bagnini e soccorritori in prima linea nella prevenzione all'annegamento. Dopo la tragedia in mare del piccolo Abdù e quella sfiorata a Falconara di una bambina di 9 anni, sale l'attenzione per la sicurezza dei bagnanti. In occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione delle pratiche di salvataggio in mare e rianimazione cardiopolmonare, la Croce Rossa Italiana di Ancona e quella di Loreto hanno voluto mostrare alcune pratiche per il soccorso in spiaggia. Il messaggio che vogliamo lanciare è soprattutto che c'è una grandissima attenzione per quanto riguarda soprattutto il periodo estivo dei bagnanti e soprattutto c'è una bellissima attività di rete di associazioni. Una giornata informativa e dimostrativa, tre i salvataggi simulati dalla Capitaneria di Porto, dal team Salvagente e dal centro cinofilo Dogs Wonderland e Isola di Argo. E cos'è fondamentale in questi momenti? Dal punto di vista del bagnante è fondamentale farsi notare subito dall'assistente bagnanti e senza cercare di strafare, perché poi non si fa altro che peggiorare la situazione. E nelle giornate di punta, dove le spiagge sono più affollate, se si nota qualcosa di anomalo, segnalarlo tempestivamente all'assistente bagnanti, che poi verificherà se effettivamente è una situazione di emergenza oppure se è una situazione tranquilla e gestibile dal bagnante. Ma la prevenzione ha riguardato anche un adeguato stile di vita, la corretta esposizione ai raggi solari e le manovre di disostruzione infantile.